Gravissimo lutto nel mondo della politica italiana. È morto oggi, 1° dicembre 2022, il grande Gerardo Bianco. Era un politico, ma anche un latinista italiano. Era un grande esponente della DC, della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare Italiano, del PPI, ma anche di Rosa per l'Italia e della Margherita. Deputato per ben 9 legislature, ricoprì incarichi parlamentari di eccellenza, tra cui il capogruppo della Democrazia Cristiana, presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e vicepresidente dell'Aula stessa. Un personaggio carismatico, unico nel suo genere, un gran lavoratore, un onesto politico, una persona veramente straordinaria, che quando c'era la DC, la Democrazia Cristiana, veramente seppe farsi vedere ed era un personaggio letteralmente in vista da come si legge qua sul web. Pensate che era anche da sempre un latinista, fu condirettore dell'Enciclopedia Razziana presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, era un meridionalista, presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, esperienze politiche di grande rilevanza nel suo curriculum vitae che, cito pubblicamente, è di rilevante importanza. Per elencare tutte le sue caratteristiche politiche bisogna veramente metterci tantissimo tempo, io non ho tutto questo tempo, ma era veramente un personaggio incredibile, anche per quanto riguarda i rapporti buoni con Francesco Rutelli, con la Margherita del grande Francesco Rutelli, personaggio anch'esso di spicco della politica italiana. Insomma, se ne va a 91 anni di età, se ne va via, lascia questo mondo, questo pianeta, lascerà certamente un bel ricordo in tutti quelli che lo hanno conosciuto, in tutti quelli che lo hanno apprezzato, adorato per quanto riguarda il ruolo importante di politico del nostro paese. Vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi. Questo video non vuole ledere la privacy di Gerardo Bianco né della famiglia Bianco, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao dal vostro Leandro, narratore italiano. Ciao!